Passato qualche giorno e come sempre in questi casi c'è la tendenza a dimenticare. Dopo un primo momento in cui nasce spontaneo il cordoglio, la rabbia per quello che è successo, poi siamo tutti presi a guardare oltre. Noi non vogliamo abituarci all'orrore. Non possiamo accettare che non si possano frequentare alcuni locali, svolgere il proprio lavoro in certi paesi o anche soltanto viaggiare per il piacere di conoscere luoghi diversi, senza poter incorrere in conseguenze così gravi come quella che è accaduta ai nostri concittadini nel Bangladesh. Altre volte è stata colpita la libertà di pensiero, la libertà di esprimere la propria sessualità. Noi come Consiglio Comunale vogliamo essere dalla parte di chi si ribella, dalla parte di chi dice no. Vogliamo essere dalla parte di tutti coloro, e sono tanti, che non accettano questa deriva che il mondo sta prendendo. Noi vogliamo essere a fianco della comunità islamica di Pisa che subito lunedì pomeriggio ha voluto svolgere una manifestazione silenziosa in piazza 20 settembre. C'erano tanti cartelli, quello che li riassumeva tutti era "non in mio nome". Noi vogliamo ancora una volta essere qui per testimoniare il nostro no alla violenza, il nostro no alla sopraffazione, il nostro no alla discriminazione, no al razzismo, all'intolleranza. No anche a un mondo dove si muore linciati per aver reagito a un'offesa razzista subita dalla propria compagna. E qui vorrei anche accomunare nel nostro cordoglio Emmanuel, cittadino nigeriano morto a Fermo. Il Consiglio Comunale di Pisa vuole reagire a questo mondo. Questo non è il nostro mondo. Oggi io vorrei che nel minuto di silenzio che facciamo per ricordare le vittime di Dacca, per ricordare Manuel, oltre al segno di cordoglio ci fosse anche una volontà di impegno, perché credo veramente che non dobbiamo, a partire da noi, a partire dalle istituzioni, a partire anche dalle istituzioni più piccole come sono i comuni, non dobbiamo mai perdere la speranza che sia veramente possibile costruire un mondo dove non ci siano questi terribili episodi. Noi quindi non vogliamo abituarci e vogliamo sottolineare ancora una volta la nostra volontà e il nostro impegno come cittadini e come istituzioni. Unendo questa volontà al cordoglio, ecco, chiedo a tutti voi di poter osservare in questo momento un minuto di silenzio e di raccoglimento. Grazie. Grazie.